Fermo! Hanno perso. Eh? Chi è che ti ha nominato detective? Ti si legge dentro come un libro aperto. Davvero? Mi hai letto male allora, perché hanno vinto. Guarda, guarda. I 49ers hanno vinto con un gol all'ultimo minuto. Il guaio è che non hanno vinto bene. Che cosa farai oggi? Per questa mattina farò il meno possibile. In compenso nel pomeriggio batterò la fiacca. Sono in vacanza, l'hai dimenticato? Aspetti qualcuno? Sì, Steve. Ha detto che veniva a prendermi, vado... No, no, non ti preoccupare. Ci penso io. Ora mangia. Le uova sono calde, non farle raffreddare. Ok, Steve, arrivo. Sto arrivando. Nancy. Nancy, cos'è successo? Papà! Cosa c'è? Ho freddo. Vieni, falla sdraiare qui. Ti prendo una coperta. Però ora sto meglio. Nancy, cos'è successo? Io non riuscivo a dormire. Allora sono uscita di casa e così ho provato a camminare. Io... devi aver piovuto. Jean, mi hanno aggredita. Perché Nancy, mi hanno fatto questo? Mettiti questo addosso, ecco. Che è successo? Chi è stato ad aggredirti? Quando? Due uomini. Ieri sera ho lavorato in negozio. Fino a tardi stavo chiudendo quando sono entrati quei due e mi hanno aggredita. Mi hanno violentata tutti e due. Adesso vado a chiamare un dottore. No, non voglio. Ti dico che sto bene, sto bene. Nancy, se ti fai vedere è meglio. No, nessuno deve venirlo a sapere, non voglio. Non sono riuscita a dirlo neanche a quei poliziotti. Quali poliziotti? Sì, laggiù per la strada hanno preso uno di quei due. Io sono scappata quando non potevo rivederlo. Io voglio solamente dimenticare tutto quanto. E il poliziotto di guardia? Che avete preso ieri notte vicino... Point Street, vicino Ghirardelli. Point e Ghirardelli. C'è una boutique lì vicino. Sì, è proprio lui. Ah, davvero? Bene, lasciatelo andare. Potrebbe essere molto più grave. L'uomo che l'ha aggredita è stato trattenuto alla stazione di polizia. Sospetto furto e scasso. Nancy. Se tu non ti presenti per identificarlo e sporgere denuncia, non credo che potranno incriminarlo per violenza carnale. Se non mi presento... Già. Non posso. Non voglio rivederlo mai più. Ma devi, altrimenti lo rilasciano. Un uomo che fa violenza una volta può sempre rifarlo. Vuoi che succeda questo? No. Nancy, noi possiamo fermarlo solo se tu ci aiuti. Va bene. Presto sarà tutto finito. Papà dice che per l'identificazione ci vorranno solo 10 minuti. Mi dispiace, Catherine, ma non c'è altra possibilità. Lo sai bene, Linda. Lui conta proprio su questo. Si aspetta che tu non sporga denuncia. Ho cercato di dirlo a Bob, ma lui non voleva che venisse qui. Tutta la pubblicità, l'imbarazzo. Tuo o suo? Lo so. Lui ha torto. Forse se non ero sposata. Mi dispiace, signorina White. La signorina Nancy Price. La signora Linda Dembo. Il caso Dembo è chiuso. Lei è Nancy Price. Sono già pronti in fila. Per di là, secondo piano. Perché se n'è andata? Per paura? Diciamo che ha avuto paura di farsi ancora più male. Comunque sarà meglio che lei stia vicino alla sua amica prima che cada svenuta sul pavimento. Sono sicura di no. Buona fortuna.
Prima che sia finita sarà lei a sentirsi la vera criminale. E se dovesse arrivare a picchiarlo, si aspetti di essere citata per violenza e aggressione. Se avesse bisogno di parlare con qualcuno, le dica di chiamare questo numero. Cos'è un avvocato? Credo abbia un'infarinatura in legge, ma Catherine White è soprattutto una donna. Toglietevi le giacche. Voltatevi a destra. A sinistra. Di faccia ora. Lo riconosci? Il terzo là a sinistra. Mi ricordo il suo viso. E quel tatuaggio. Posso andare adesso? Ti riporto a casa. La metà dei tatuaggi che ho visto sono serpenti. A differenza di altri, questa è attorcigliata a un albero. Non ti fa venire in mente un caso dell'anno scorso? A quest'ora di mattina non ricordo neppure i casi di ieri. Al, circa 6 mesi fa, un caso di violenza e omicidio. Qualcuno ha dato la descrizione di un tatuaggio, un serpente attorcigliato a un albero. Ti ricorda qualcosa? No, do uno sguardo. Questa Nancy Price è un'amica di famiglia, Mike. Era compagna di stanza di Jean l'anno scorso. Golden Gate Park. Può darsi. Aspetta, mi sembra che il nome era Johnson o Jackson. Jenson, 20 anni, già, studentessa. Proprio come ricordavo, studiava antropologia allo stesso periodo di Jean. 8 giugno, 10 di sera. È morta per lacerazioni interne al General Hospital. Qualche testimone? Mildred Parker. Indiziati 2 sospetti, uno con un tatuaggio, un serpente su un albero sull'avambraccio destro. Circa 30 anni, 1,70 m, capelli scuri, 70 kg. È la stessa persona? Può essere. Chiediamola a Mildred Parker. Tutta la scorsa notte non hai dormito e invece devi riposarti un po'. Mm. Sai, Jean, ho sentito sempre una gran tenerezza per i piccioni. Sono così gentili e così timidi. Ti ricordi di quello zoppetto che portai nella stanza, che trovai a Natale? Certo che me lo ricordo. Dormiva nel mio letto. Psst. Jane! Là fuori! L'altro uomo! L'uomo che mi ha aggredita è là fuori! L'ho visto! No! Aspetta! Deve avermi seguita, non è giusto, perché proprio io? Ma cosa ho fatto di male per... Nancy, lo so che è difficile, ma devi cercare di controllare. Jean, l'ho visto, era lì. Ti giuro che dico la verità, almeno credo, non lo so più. Ma cosa devo fare adesso, cosa devo fare? Pronto, volevo chiedervi se potevate aiutarmi. Se non vuoi vedere il tuo dottore o non ne hai uno personale, qui ne abbiamo una lunga lista. Non ho bisogno del dottore, ho solo delle escoriazioni. Quello che intende lei, Nancy, è il test per le malattie venere e quello di gravidanza. Oh, ma certo, non ci sto più con la testa. Ma cosa dici? Ti capisco perfettamente, credimi. Anch'io ho passato un bel po' di tempo al buio, ero completamente nel pallone. Non riuscivo a parlarne neanche al mio ragazzo. E poi lui è uno psichiatra. Io ho paura di tutto, anche dell'aria. Vedrai, passerà, Nancy, lentamente, ma poi passa. Ma la rabbia rimane, solo quella. Bisogna non disprezzarsi, perché se facciamo questo, aiutiamo i violentatori. Vieni su, ti accompagno dalle altre. Avete dei corsi di autodifesa qui? No, ma fra non molto cominceremo.
Nel frattempo, trovati qualcosa per proteggerti, non importa cosa, per esempio uno spillone, un coltello, una pistola. Carol, una fautrice di metodi più sbrigativi, ma è ancora in minoranza. Oh, non per molto, mia cara. Ogni volta che il telefono squilla io cresco di un punto. Centro violenza contro la donna, parla Carol. La tua amica ha già firmato la denuncia? Avevi ragione, non è stato facile per lei. Comunque lasciamo sempre che sia esclusivamente la vittima della violenza a decidere. Un'altra vittima. Ma, come vedi, non c'è tregua. Alcune di loro non riescono a parlarne per mesi. Quante chiamate ricevete al giorno? Dalle 10 alle 15, no? Guardoni ed esibizionisti esclusi. Credo che basti per oggi, ti capisco. Però non dimenticarti quello che ho detto. Proteggiti da sola. Ma non possiamo andare in giro tutte quante con dei revolver. Se non hai altri mezzi per difenderti. Lo sai quante violenze carnali abbiamo avuto in questa città l'anno scorso? Quasi 600, 10.000 in tutto lo Stato. E soltanto i casi che sono registrati alla polizia. Però ce ne sono almeno 5 volte tanti non denunciati, purtroppo. E qualcuno si domanda ancora perché dico che è necessario difendersi. D'accordo, Carol, hai espresso la tua opinione. E la mia è che dobbiamo lottare con qualunque mezzo legale, ma non con le armi. Useremo l'informazione, i tribunali, i processi per stupro. Se è la società che è sbagliata, noi dobbiamo cambiare, educare questa società e nel modo giusto, mia cara. Non saprei cosa dirle. È passato tanto tempo che ormai ho dimenticato quasi tutti i particolari. Signorina Parker, potrebbe essere molto importante. Cosa ricorda? Vediamo. Mi ricordo che stavo camminando lungo il parco. Ho sentito un urlo. Poi ho visto due uomini scappare. Si sono separati e uno di loro correndo mi è passato a fianco. Quello col tatuaggio? Sì. Non ricordo altro, mi dispiace molto. Era questo l'uomo? No, non credo, non mi sembra. Assomiglia a un sacco di gente che viene qui. Non posso aiutarvi, mi dispiace. Lo immagino. Oddio mio. Serve un'altra bella lezione, così non vai più alla polizia per fregare. Apri la porta. No! Fai quello che ti dico, apri la porta! C'è un mandato per omicidio. Omicidio? Ma questa è davvero una follia. Il giudice non ha potuto fare altro. Ma quell'uomo stava cercando di ucciderla. Questo non lo sappiamo, Jean. E non sappiamo nemmeno se era uno di quelli che l'ha violentata. Papà, che cosa stai dicendo? Era uno di quei due. Sia io che te lo sappiamo che Nancy non può essere un assassino. È scritto nel fascicolo del giudice. Lei ha sparato a quell'uomo alla schiena. Ma ha sparato soltanto perché era spaventata a morte. Secondo il giudice l'ha fatto per vendicarsi. Cosa? Vendicarsi. Ancora sotto shock per quello che era successo. Confusa per avere rubato una pistola e desiderosa di usarla contro il primo uomo che le fosse capitato. E il giudice istruttore si dà il caso che sia un uomo, vero? Che vuoi dire con questo? Diplomaticamente, tra cani non si mordono. Felice di conoscerla, Talente Stone. Sono Catherine White. Sì, lo so. Mia figlia mi ha parlato sia di lei che della sua squadra d'attacco.
Forse vorrà dire contro l'attacco. E non è la mia squadra, siamo tutte volontarie al centro. Cosa posso fare per lei? Rappresento Nancy Price. Vorrei presentare una richiesta di libertà provvisoria al giudice istruttore, ma mi risparmierei un viaggio se lei autorizzasse il rilascio sul mandato di arresto. Spero che lei sia brava a difenderla come lo è stata nel cacciarla nei guai. Cosa vorresti dire con questo? Solo quello che la stessa Nancy ha ammesso. Secondo le sue dichiarazioni, lei ha avuto l'idea parlando con le donne del centro. Questo non è corretto. Comunque noi non insegniamo alla gente a portare pistole, tenente. Certo, le donne non devono azzardarsi a proteggersi da sole. Tutto quello che dovrebbero fare è di porgere l'altra guancia, vero? Non è questo che ho detto. O cosa dovrebbero fare? Gridare per chiedere aiuto? O chiamare la polizia? Già lo facciamo, tenente. Accade ogni giorno, accade ogni notte che noi chiamiamo aiuto. Sia a voi, sia alla corte, sia alle giurie. Lo sa cosa rispondono? Le prove sono insufficienti. Vittima e violentatore si conoscevano prima del fatto. La condotta morale della vittima ha provocato la violenza. Beh, queste non sono davvero risposte, non crede? Siamo costrette a proteggerci da sole, questa è la risposta. In questo modo puoi solo ferire la gente. Non la gente, gli uomini. E alcuni possono lasciarci la vita, ma probabilmente molte donne potranno vivere. Hai un attimo, Mike? Sì, cosa c'è? Marlon nel libro su cauzione per l'accusa di furto con scasso. Vuol dire che l'accusa di violenza è caduta completamente. L'esame medico di Nancy non presenta risultati positivi, nessuna traccia di violenza. È tornata a casa a lavarsi e ha anche lavato i vestiti prima di venire da voi. Non fa una grinza, è chiaro. Allora vuol dire che da una donna che è stata violentata e brutalizzata bisognerebbe pretendere di non lavarsi via le tracce. Ed ecco com'è che la vittima è il criminale e il criminale è libero di violentare di nuovo. Resto della mia opinione. Che cosa succederà adesso a Nancy? Beh, poteva invocare la legittima difesa, ma adesso non credo, ormai non più. E a Jack Marlon? Cosa farete? Sarà giudicato per furto con scasso. E la cosa finisce qui, vero? Jean, per quanto riguarda la legge... Che cosa? A me interessa solo un po' di giustizia per Nancy. E questo fino ad ora non credo che la cosiddetta legge lo abbia tenuto in conto. Vuoi un passaggio? Ah, no, grazie, posso prendere un taxi, mi faccio riportare al centro. Mi farebbe piacere accompagnarti. Va bene. Vorrei essere di aiuto, se posso. Su Edison avete scoperto qualcosa? Sì, non era sposato, rivendeva auto, viveva nel Sunset District. La famiglia è rimasta nel New Jersey. Lavorava in un posto vicino alla costa, quindi una buona ragione perché si trovasse lì. Precedenti? No, e per ora nessun legame fra lui e Jack Marlon. Nancy non è un'assassina. Quei due l'hanno violentata. E noi lo proveremo. Ecco qui uno che potrebbe essere Jack Marlon. Una chiamata anonima, vediamo. Circa 6 mesi fa. Ah, l'uomo qui sembra essere un po' più grosso di Marlon, ma il resto gli calza come un guanto. Lasciami vedere. Circa 30 anni, 1,70 m e ha un tatuaggio sull'avambraccio destro, un serpente. Un serpente su un albero. Ma è lui, deve essere lui. Venisse da me, gli darei una scrollatina ai sonagli. Beh, è una telefonata anonima, legalmente non possiamo fare nulla. Ehi, mi è venuta un'idea. Potremmo provarci in qualche altro modo. Ci staresti a fare un po' di propaganda? E cioè cosa? Avvertimenti, Jean. Li spargiamo in giro nei posti dove lavora, dove vive e si diverte. E se Nancy è d'accordo con noi, forse possiamo spaventare quel serpe e fargli passare la voglia di riprovarci. Ciao, Jack. Mi dispiace, ma oggi non potevo passare da te. Neanche ieri, neanche il giorno prima. Altri fidanzati lo farebbero. Ero a casa malato. Ti ho telefonato. È riuscito con un amico, vero?
Sai, dovendoci sposare, ho fatto un salto a Las Vegas. Per vincere qualcosa e fare la luna di miele a Hawaii, per esempio. Ti sei divertita? No. L'ho perso. Mangiamo insieme? Ok. Andiamo. Ti è passata? Tu devi avere qualcun'altra. Soltanto? Ne ho altre tre. Non scherzo. La vuoi smettere? O tu hai una fidanzata gelosa da qualche parte o uno dei tuoi amici ha uno strano senso dell'humor. Ma di cosa stai parlando? Una ragazza mi ha telefonato tre volte. L'ultima volta ho risposto io. Ha detto di essere membro di un gruppo, un'associazione contro l'aggressione o qualcosa di simile. E cosa ha detto? Mi ha detto di stare molto attenta, di non lasciarti nemmeno avvicinare. E perché? Perché sei un violentatore. Questa è carina. Ehi, Romeo. È per te. Ok, vado a sentire chi. Sì, pronto? Come ti va, violentatore? Ma chi sei? Sono solo la voce delle persone pulite, Pupo, di coloro che non vogliono vedere in giro criminali come te. Forse non potremo metterti in gabbia, tesoro, ma abbiamo in progetto di farti smettere le tue scorribande notturne. Scegliamo solo tonni adulti, perché anche il mare abbia un futuro. Asdomar, la qualità e il rispetto. Solo fino a domenica, poltrone sofà continua con i prezzi outlet. Poltrone sofà, artigiani della qualità. Il miglior crozza in Vacanze nel Paese delle Meraviglie. Questa sera alle 21.10 sulla 7 e in diretta streaming sulla 7.it. Nuovo Nivea Stress Protect è il deodorante efficace anche nei momenti di stress, perché non sai mai cosa ti potrà accadere. No al sudore da stress, no ai cattivi odori. Nuovo Deo Stress Protect da Nivea. No al sudore da stress, anche per uomo. Uff, non lava più bene. E se fosse sporca? La lavatrice. Ad ogni lavaggio rimangono residui di sporco e di calcare. Qui li vedi e li togli. Ma qui non puoi vederli né pulirli. Calgon 2 in 1 evita l'accumulo di calcare e aiuta ad espellere lo sporco. E una lavatrice pulita dà risultati migliori. Calgon 2 in 1, l'unico raccomandato. Uff, io non ce la faccio più. Ricaricati con Activia Fresh. Freschissimi gusti frutta, latte e il bifidus per una sensazione di freschezza rigenerante. Brrrr! Bifidus! Activia Fresh! Ma sai che ti dico? Io me ne vado. Questo è il momento giusto per pensare alle vacanze. Quest'estate parti con Costa per una settimana da 490 euro e i ragazzi viaggiano gratis. Scopri di più in agenzia viaggio su costacrociere.it. Buongiorno! E ovviamente la fetta dove cade? Dalla parte della marmellata. Sai che ci vuole? Una fetta più spessa. Vedi? Più spessa. Più facile da spalmare. E anche più buona. Da oggi le facciamo sempre così. Le dorate e le integrali, da oggi più spesse. Mulino Bianco, un mondo buono. Settimanale giallo, uccisa a 15 anni dal fidanzato. Non mi voleva più, l'ho accoltellata e bruciata viva. Roberta Ragusa, un altro testimone inchioda il marito. I compagni di scuola l'hanno spinta al suicidio, tormentandola su internet. Giallo, solo 50 centesimi, Cairo Editore. Questa è un'istoria de sete e de amor. E la qualete, ui che gusto che me dà. E se la beve, pure il pollo può volare. Lete un'acqua che te scansa il soffritto dalla panza. Lete un'acqua para todos, buona per la digestione. Amigo, sei figo. Acqualete, bevi bene, vivi meglio. Olè! Mandami tante foto, mi raccomando.
protesi dentale, ma non ho mai voluto usare una crema adesiva. Polydent mi ha sfidato a provarla in crociera. Vediamo, con Polydent mi sento più tranquilla del mio sorriso. La protesi è ben salda e mi sento a mio agio. Anche mangiare, non sento più il fastidio del cibo che va sotto la protesi. Con Polydent basta una piccola quantità per avere tenuta anche contro le infiltrazioni di cibo. Pensavo di non averne bisogno, ora non lo lascio più. Polydent, libertà di parlare, mangiare e sorridere. Diamo chatto e messaggio, lo smartphone è potente. Passa a Vodafone, è super conveniente. 350 minuti, 350 sms, 1 giga di internet veloce a 9,90 euro. E se vuoi a 15 euro, il nuovissimo Samsung Galaxy S4. La TV cambia forma. Con CuboVision ricevi la 7 e la 7D. Non perdere i tuoi programmi preferiti. Attraverso una linea ADSL, CuboVision ti permette di accedere anche alle principali web TV. Con la 7.tv puoi rivedere Missione Natura o La valigia dei sogni quando vuoi tu. Per tutte le informazioni sull'offerta, visita il sito cubovision.it o chiama il 187. Con Aruba crei, aggiungi ed elimini un server alla velocità di un click. Wow! Cloud.it, fai il salto! Garnier inventa idratante prodigiosa con linfa vegetale. 4 texture sensazionali su misura per ogni tipo di pelle. La signora Green? Sì? Sono l'ispettore Keller della polizia di San Francisco, il tenente Stone. Ah, piacere. Guardate che non sto mica rubando niente della sua robaccia. La metto da parte. Sapete, devo dipingerlo questo appartamento se voglio affittarlo. Possiamo dare un'occhiata? Quello che aveva, eccolo qui. Stop. C'è tutto il corredo di Kedison. Il resto se lo beveva. Lo conosceva bene? L'ho visto poco. È stato qui un paio di mesi. Pagava a settimana, come tutti gli altri. Beh, se avete bisogno di me, sono di sotto. Vieni a vedere, Steve. È Kedison con degli amici marinai. Però aspetta, è marina mercantile. Guarda questi due, sono tatuati. Ma Marlon non c'è fra loro. Forse scattava la foto. Riesci a leggere il nome della nave? Santiago Dominion. Ok. Beh, controlliamo la marina mercantile. Sì, certo. C'è qualche altra cosa che vorrei controllare. Ieri sera Jimmy ha detto che al centro hanno una stanza piena di rapporti su violenze carnali di cui non sappiamo niente. Non credo che ti ci faranno mettere il naso tanto facilmente. Ecco perché spedisco te, o principe degli incanti. Sarà sufficiente uno dei tuoi smaglianti sorrisi. Non attacca. Dai, Jack, su, svegliati. È il tuo ultimo party da scafo. Piangerai più tardi, dopo che sarai sposato. E scoprirai che non è una donna. Andiamo a bere qualcosa, offro io. Abbiamo già prenotato. Avanti, il tavolo è tutto per noi. Siediti, tu a capotavola. Ci si sposa solo una volta, o tre o quattro se sei fortunato. La danza che ti ha sconvolto, Jack. Chi c'è stato? Ma cosa dici? Queste donne ti fanno proprio disperare. Che storia è questa? Chi c'è stato qui prima? Le ragazze delle decorazioni. Una se n'è andata poco prima che arrivaste voi. Ehi, Jack, cosa è successo? Ma aspetta!
Ho trovato finalmente un legame. Che Edison e Marlon hanno navigato insieme per 2 anni sulla stessa nave. Sulla Santiago Dominion? Esatto, sulla Santiago Dominion. È già un aiuto, ma non vuol dire che andavano a fare stupri insieme. Non è detto. Ci vediamo in ufficio. Jimmy ha appena telefonato, passerò un attimo a casa. Mi spiace, ma non posso farle vedere altri rapporti. Se si sapesse in giro, quel telefono smetterebbe di squillare. Lo crediate o no, la polizia è dalla vostra parte. Non ho mai detto che non lo sia. Ecco i dettagli della telefonata anonima che vi interessa e non chieda altro. Senza ingiunzione non posso fare di più. Perché non danno il nome? Troppo spaventate? Oppure umiliate. Molte di loro telefonano solo per parlare con qualcuno di quanto è successo. Senza offesa, ma voi non riuscite a capire cosa hanno passato. Beh, io cerco di sforzarmi. Senza offesa, lei ha capito? Non è detto che solo perché una donna è un avvocato abbia per questo l'esclusiva sulla psicologia dello stupro. Sì, perché io l'ho imparato nel modo più pratico, come chiunque altra che si trova in questo centro. Senta, mi dispiace. Non lo so che non è lei il nemico. Prima mi prendeva così. Odiavo tutti gli uomini in generale. Per un po' ho creduto che non sarei riuscita mai più ad avere dei rapporti normali con un uomo. Ora mi è rimasto l'odio soltanto per uno, non generalizzo. Apprezza poco la sua età. Mi dispiace. Sì, certo, questo l'abbiamo già detto. Volevo soltanto aggiungere che se mai dovessi vedere di nuovo quel giovane gentiluomo, questa volta non se ne andrebbe via impunito. Io non ho dato una pistola a Nancy Price, ma so esattamente quello che sta provando. Ecco perché domani sarò al suo fianco in tribunale. Vuoi tentare di andare in giro e portare questa robaccia? Eh? Di infamarmi? Mi lasci andare! Cosa dici? Ho detto di lasciarmi! Smetterai di buttarmi fango addosso! No! Maledetto! Avanti, muoviti! Non ti muovi più? Chi è lei? Sono suo padre. Sta fermo. Sono pure un ufficiale di polizia. Ti ha detto male questa volta, eh? Che cosa stavi cercando di fare, mia figlia? Legga pure. Sta spargendo questa robaccia per tutta la città. Sì, ma ti vedo troppo preoccupato. Perché è la verità? È una menzogna. Sa che le dico? Paparino, quella sta cercando guai. Sparisci con la legge. Da qui. Vattene. Ti farò vedere io. Va bene, io. Va bene. Va dall'avvocato. E muoviti. Fa presto. Ma almeno ti rendi conto in quali guai ti puoi cacciare con questa roba? Non lo sa nessuna in quel centro? E poi, il pericolo lo corre la tua amica, Catherine White? E quella sarebbe un avvocato? È indegna di questa professione. Catherine non ne sa proprio niente. Eccetto io e Carol, non lo sa nessun altro del gruppo. E quello che stavamo cercando di fare era di impedire che gente come Marlon facesse del male a qualcun'altra. Dopo che abbiamo visto che non vuole farlo nessuno. Il problema in questo caso non è sul modo in cui Nancy Price ha sparato all'uomo, ma se lo ha fatto per legittima difesa. L'accusa ammette che la signorina Price non ha precedenti violenti, ma 3 giorni fa, inspiegabilmente, la ragazza ruba una pistola e la usa. Inspiegabilmente. A meno che si accetti il fatto che fosse spaventata. Spaventata da uno degli uomini che l'avevano aggredita e violentata, terrorizzata che lo facesse di nuovo. E quando costui ha provato, si è vista perduta e ha usato quella pistola per salvarsi. Vostro onore, io dichiaro che Nancy Price è la vera vittima.
perché lei non voleva né aveva intenzione di commettere alcun omicidio. Altre dichiarazioni da fare, signor Vateschi? No, vostro onore. Signorina White, le prove indicano che anche il defunto Charles Cadison non aveva precedenti. E ciò che la signorina Price dichiara essere l'accaduto non è probabile. La Corte, considerando i fatti esposti, rinvia il processo e rimette Nancy Price al giudizio della Corte Suprema per sospetto omicidio di primo grado. Il mio cappotto. Quanto mi dispiace. È così ingiusto. È ingiusto come molte altre cose, purtroppo. Va bene se restiamo un momento. Il dottore dice che se la caverà. Ma con tante ferite è difficile dire in quanto tempo. Tu hai fatto tutto ciò che potevi. Non proprio tutto. Sì, cosa c'è? No, non più tardi, mi serve adesso. Ok, Steve, ricominciamo da capo, eh? Rapporto della Marina Mercantile, rapporto del medico legale, tutto. Ecco qui il caso che sono riuscito ad avere dal centro. È stata violentata in un parco. Golden Gate? No, non lo sanno. La ragazza comunque ha chiamato il centro il 10 giugno, due giorni dopo l'omicidio Jenson. Ma quello che è interessante è perché non ha detto il suo nome. Era spaventata al pensiero che la pubblicità potesse nuocerle. Sì, e pensavo a Mildred Parker, soltanto che noi sappiamo che lei non è stata violentata, era solo testimone. Chi può dirlo? Potrebbe essere una vittima. Salve. Ciao. Come sta? Cerca di farcela. Vado a controllare la nostra testimone. No, resta, ti prego. Papà, mi dispiace per quello che ho detto. Dovevo saperlo che non avresti mai tradito Nancy. Che non tradiresti mai nessuno. E anche tu. Spero che tu non me ne voglia. Non credo che questo sia sufficiente. Va bene, certo. Mi dispiace anche per quei volantini. È stata un'idea pazzesca, lo riconosco. Farò pubblica confessione, va bene? È questo che vuoi da me? No. Non è questo che voglio. Ecco. Perché invece non ci dai una mano? A volte solo una donna può arrivare a un'altra donna. Stai parlando di Mildred Parker? Già. Credo che potrebbe aiutarci ad aiutare Nancy. Sempre se parla. Avete delle poliziotte per questo? Certo. Ma sono sempre poliziotte, per questo ci serve una del centro. E tu potresti esserlo. Angie, rispondi tu. Sì. Pronto? Vorrei parlare con Jack Marlon, per favore. Chi parla? Gli dica che è qualcuno da parte del centro contro la violenza alle donne. Chi è? È una delle donne di quel gruppo, sai, quelle che hanno chiamato. Ah, ancora. Dalla me. Se vuole sapere qualcosa, parli con il mio avvocato. Non mi richiami più. In due l'anno scorso avete violentato e ucciso una donna, signor Marlon. Ho le prove e le porterò in tribunale.
Ma di che diavolo sta parlando? Lo scorso giugno al Golden Gate Park, mi capisce? Insieme ad un suo amico. E lei pagherà per tutti e due. Ho un testimone oculare. Ma io non ero neanche in città. Lei andrà in prigione per tutta la vita, signor Marlon. Glielo posso garantire. A meno che lei non venga a un compromesso. E cioè? Io rappresento Nancy Price. E distruggerò le prove che ho contro di lei se lei accetterà di concludere un accordo con me. Se le può interessare, mi trova nel mio ufficio, al 130 di Bayside Drive, al sesto piano. Aspetterò un'ora, ma se entro un'ora non sarà qui, chiamerò l'ufficio del procuratore. Va bene. Sei stata tu che hai chiamato il centro, non è vero? Avevi bisogno di essere ascoltata per quello che ti era successo. Io ho solo voglia di dimenticare tutto, ti prego. Quando tu hai chiesto aiuto, qualcuno ti ha sentito. Ora c'è un'altra ragazza, come te, che sta in ospedale per quello che le ha fatto quell'uomo. Ora è lei che ha bisogno del tuo aiuto. D'accordo, sì, è stato lui, quello schifoso. Ma per quale motivo non crepa quella carogna? Dov'è Jack Marlon? Entri, signor Marlon. La porta è aperta. Sono Catherine White. Abbiamo parlato... Riconosco la voce. Cos'è questa storia? Gliel'ho detto. E io le dico che è pazza. Se lo crede veramente, perché è corso subito qui? Lei ha parlato di prove. Mi le mostri. Prima l'accordo. Dovrà firmare una dichiarazione che dice che lei e Charles Caddison avete aggredito e violentato Nancy Price nella notte. No, non perda tempo. Lei è pazza. Il pazzo è lei se non firma questo. Per stupro potrebbe cavarsela con 3 anni soltanto. Per omicidio la condannerebbero a vita. Ci sono dei microfoni, vero? Può controllare se vuole. È fortunato che abbia tanto a cuore la mia cliente. Francamente vorrei vederla morto. Ah, che maniere. Comunque queste prove dove sono? Hm? Ci sono. Prima deve firmare. Sono indeciso. Lei sta bluffando. Hm? Non ha nessuna prova, vero? Lei non ha niente. E va bene. Gliele farò vedere. In quel cassetto. Quale? Appena dietro di lei, il primo cassetto dello schedario. In quello a fianco. Lo dicevo che blefava. Signor Marlon, lei ha perso la partita. Ha perso perché ha lasciato le sue impronte dappertutto. Sulla lampada, sulle pratiche e in parecchi altri punti. Ora tutto ciò che devo fare
e rompere la porta d'entrata. E la polizia sarà convinta di quanto io dichiarerò. Lei mi vuole davvero male? Quando lei mi ha aggredita, io ho dovuto sparare per proteggermi. Avanti, la metta giù. Una gentile signora come lei non ha bisogno di... va bene, stavo scherzando. Non se la prenda. Non le farò del male. Avanti, ci provi. Coraggio. È evidente che non ha capito, allora. Non ha ancora capito che sto per ammazzarla, vero? Su, vada fino in fondo, gridi. Come ho fatto io, come Nancy. Come quella povera ragazza del parco che gridava disperata quando l'avete aggredita e violentata. E ora voglio una risposta. Siete stati voi a violentarla? Sì. È vero che non lo farà mai più? No! Signorina White! Lo giuro, lo giuro! Catherine! La metta giù. La prego, la metta giù. La prego, non lo faccia. Sarà punito, glielo prometto. Stava per uccidermi. Immagino senza motivo. Ma dice che ho violentato non so chi, voleva farmi firmare una confessione. Sta zitta tu. Piantala. Mike, sta calmo. Ti abbiamo preso, delinquente. L'accusa è di omicidio. Portalo via, Steve. Ha detto la verità. Io volevo ucciderlo. Nonostante siano 18 anni che faccio l'avvocato, per un attimo ho desiderato eliminarlo. Abbiamo parlato al giudice Collier e lui ha detto che ritirerà il mandato. Nancy, mi ascolti? È tutto finito ormai. Ciao, Nancy. Ciao. Papà, voglio restare ancora a farle compagnia. Ok, se poi mi chiami, ti vengo a prendere. Potrei fare tardi. Qualsiasi ora per me va bene. Tu chiami e io mollo tutto. Vorrei che fosse così semplice. Purtroppo per Nancy non lo sarà per un bel po' di tempo. Allora forse a lei e alle sue amiche potreste aiutarla, visto che non c'è nessuno più qualificato a farlo. Oh, grazie. Le dispiacerebbe rafforzare l'adesione morale con una donazione in denaro? Tutto quello che ho. Possiamo darle un passaggio? Oh no, grazie. Devo tornare in centro. Ho un'altra Nancy Price che mi aspetta al dipartimento 23. Arrivederci in tribunale. Visto che donna? In gamba, eh? E penso che abbia anche ragione. Se non si interviene in casi del genere, ci penseranno le vittime a proteggersi. I tempi cambiano, le donne anche, Mike. Sì, io ne conosco una. Chi può essere? La mia Jean. Quella ragazza è cambiata, è molto forte. Non è più una ragazza, è una donna. Non credo ti permetterà di dimenticarla. Quanta strada per crescere. Ammazzo, capito?
fate passare! Jim Reilly è nel mio ufficio e questa è la sua scheda personale. Ha cominciato lui la rissa? O è stato lui o Richie Martino. Fanno parte di bande rivali. C'erano già stati brutti incidenti, ma mai come questo. Ho già interrogato diversi ragazzi e ne sentirò altri fra poco. Hai saputo qualcosa? No, non da quelli che erano in cortile. Che ne è di Martino? Non l'abbiamo più trovato. Un momento, Dean. Questo è il signor Watson, il nostro vice. Lei era in cortile durante il pranzo? Sì, lo chiamiamo pattugliamento del mezzogiorno. Se foste stati qui un'ora fa, Walter Randolph forse sarebbe ancora vivo. Ci vorrebbe sempre la polizia in questa giungla. Ma naturalmente gli studenti si offenderebbero. Su, calmati. Mi sembra che adesso stai esagerando, Dean. È vero, abbiamo avuto dei problemi qui, ma non peggiori delle altre scuole della città, non è così? No, solo la normale routine. Risse tra bande, bastonate. Abbiamo anche avuto insegnanti aggrediti proprio nelle loro classi. Dean, puoi sostituire Randolph per oggi? Certo. Sapete che cosa insegnava? Educazione civica, il civismo. Lui ci teneva molto. Jim, questi signori sono della omicidi. Sono disperato. Oggi perderò le lezioni. Possiamo usare il suo ufficio? Certo. Entra, Reilly. Quell'altro, Martino, le sarei grato se potesse darmi il suo indirizzo di casa. Va bene. Jane Whitcomb Reilly. Sai chi è? Sì, sono io. Era un importante poeta americano, non sei tu. Tu non sei neanche un bravo studente. 3 sufficienze, 2 discreto, 1 0. Ecco che cosa sei tu. Siediti. Possiedi una pistola? No, non c'è nelle mie collezioni. Tu hai partecipato a una rissa e un insegnante è morto. Se non gli hai sparato tu, dici chi è stato. Tutto quello che so è che Martino mi è saltato addosso e mi ha aggredito come una belva. Non ho visto altro che calci e pugni. Martino aveva una pistola? Beh, può darsi. Ma tu no, vero? Senta, non ho mai ucciso nessuno e non farei del male neanche a un insegnante. Voglio dire, sono delle brave persone, giusto? Ehi, posso ritornare nella mia classe ora? Ho una prova oggi. È vero, hai una prova da fare bene. Portalo alla centrale e fagli la parafina. Ehi, non avete nessun diritto e non mi metta le mani addosso. Se ricordi che con me potrebbe avere una montagna di guai. Telefona ai suoi genitori. Ecco la scheda di Martino, tenente. Come studente, meglio di Reilly? No, è peggio. Ma non è un cattivo ragazzo e non credo sia lui l'assassino. Cominciamo con quello che abbiamo, Reilly e Martino. Uno non sopporta l'autorità e l'altro la evita proprio. Qualche volta mi chiedo se non sia anche colpa nostra. Nel corso dei secoli gli uomini hanno sempre vissuto senza la comune capacità di evitare quella condizione che è chiamata guerra, quello stato in cui ogni uomo è contro ogni altro uomo. Guai a lasciare abbandonati bambini e uomini al loro stato naturale, Walter. Che succederebbe? Niente arti, niente letteratura, nessuna società. Continuamente paura e pericolo di morti violente. La vita diventerebbe povera, solitaria, sgradevole, brutale e insoddisfacente. Molto attuale, signor Summer. Thomas Hobbes, il Levitico. Filosofia del XVIII secolo, ma molto attuale. XVII secolo. La trovo bene. Come vanno le cose? Potrebbero andar meglio. Ho trovato un lavoro che non mi piace, se è questo che vuole intendere. Mi dispiace. Bisogna piangere per Walter, non per me. Ha lasciato la scuola Manuel senza una protesta. Morendo. Va tutto male. Anche peggio di quando lei era là. Posso immaginarmelo.
Penso di andare in pensione prima del tempo. Anche Ethel lo vuole. Andandosene non risolve i problemi, signor Watson. Ma che possiamo fare? Che cos'altro c'è da fare ormai? Insegnare. Fargli capire. Qualcuno deve farlo. Occorre che imparino una lezione da tutto questo. Una dura lezione. Allora, non dovevamo fare una partita a scacchi? Mi dispiace, ma dovremo rimandarla, signor Beckerman. Non vorrà cambiare casa? Assolutamente no, ma dovrò stare via per un po' di tempo. Ha trovato lavoro come insegnante? Esattamente. Dove? Dall'altra parte della città e dovrò dormire lì. Nella scuola? Vede, dovrò sorvegliare i ragazzi notte e giorno. Lei sa come sono fatti. Sono contento per lei, signor Summer. È un bravo insegnante, ma mi dispiace perdere un buon inquilino, anche se temporaneamente. Dove manderò la sua posta? Glielo farò sapere. Ora, se vuole avere la bontà di scusarmi. Naturalmente. Buona fortuna, signor Summer. Grazie, signor Beckerman, grazie. Vedete? Non sarebbe andato via senza i suoi vestiti. Tornerà. Qualche volta manca da casa per un giorno o due. E non le lascia detto dov'è? Va e viene. Come posso fermarlo? È grande ormai. Signora Martino, suo figlio è andato via già da 3 giorni. Ora potrebbe essere in seria difficoltà. Il mio Ricci non farebbe del male a nessuno. Potrebbero farne a lui, signora. Pensa che qualcuno voglia fargli del male? Non lo sappiamo. Io non so dove vada quel ragazzo. Non me lo dice mai. Ed è inutile chiederglielo. Non appena ha sue notizie, ci chiami. Questo è il mio numero. Bene. Le ho detto di entrare in macchina, signor Pruitt. Lei è pazzo. Non lo riconosce questo? Dovrebbe riconoscerlo. Glielo sequestrai qualche anno fa mentre era nel cortile della scuola. Che vuole da me? Io non le ho mai fatto niente, Summer! Ho detto in macchina, signor Pruitt. Non disobbedisca ancora. Via la polizia. Vieni, Steve. Grazie. Hanno trovato un'impronta su quella pistola e l'indice destro di Walter Randolph. L'arma è registrata. Non lo so, il telex da Sacramento non è ancora arrivato, ma la balistica dice che è quella che ha ucciso Randolph. È un'arma che si può ordinare solo per corrispondenza. È stata trovata distante dalla scuola? 2 isolati. Chiunque potrebbe essersene sbarazzato prima che finisse l'ora del pranzo. Già. La prova della paraffina su Rayleigh è negativa. È tutto contro quel Ricci Martino. Ehi, sembra che la scuola superiore Manual sia uno dei nostri migliori clienti. Che altro c'è? Un rapporto di possibile rapimento, un certo Randy Pruitt, studente dell'ultimo anno.
Chi ci ha avvisati? Una vicina, sta all'18 di Schemer Avenue. Ha visto portare via il ragazzo con una macchina. Non ha preso il numero della targa. Pruitt, hai detto Pruitt? Sì. Pris? Priestley? Olsen? Non è nella lista di nessuna banda. Aspetta, ma Schemer Avenue non si trova in una zona popolare? Sì, come quella dove abita Martino. C'è un legame? Ah, non lo so davvero. Ma quel ragazzo, quel Pruitt, non è stato rapito per riscatto. Quelli di quella zona sono così poveri che avrebbero bisogno di essere sfamati. Un insegnante ucciso e due studenti spariti. Beh, comincia a essere un po' troppo, non ti pare? Muoviamoci. Se ha bisogno di qualche lavoro, sono l'uomo adatto. Verniciare, segare, usare il martello. Ho qualcosa di molto remunerativo. Io non voglio niente da lei, signor Summer. Chiuda immediatamente la porta, signor Jeffries. Stavo guardando dalla finestra. Lo ha costretto a salire in macchina e poi è fuggito. Può descriverci quell'uomo? No, mi dispiace, tenente. Io non vedo molto bene senza gli occhiali ed era lontano. Ma era un uomo anziano. E aveva un coltello? Oh, sì, sì. E lo minacciava, capisce? Suo figlio aveva qualche guaio, signor Pruitt? No, non che io sappia. Penso me lo avrebbe detto. Oh, Randy non è assolutamente quel genere di ragazzo. Vede, per me è come se fosse mio figlio. A che ora torna a casa sua moglie? È fuori città, lavora. È una cantante. E lei sta fuori tutto il giorno? Io lavoro al di là della baia. Senta, Randy è un ragazzo indipendente. Sono anni che si prepara da mangiare da solo. Le ha mai parlato di un suo amico che si chiama Richie Martino? Forse, non mi ricordo. Dopo la scuola suo figlio di solito dove va? Non lo so. Sa se conosce Jim Reilly? Non lo so! Perché avrebbero dovuto rapire mio figlio? Perché? Noi speravamo che fosse lei a dircelo. Beh, veramente io e lui non siamo poi molto uniti. Voglio dire, sono costretto a darmi da fare come posso. Mi capisce? Sì. La prego, signor Summer, la prego! Si accomodi pure, signorina Alice. Signor Summer, che fine ha fatto? Perché non viene qui? Non hai il coraggio? Questo può costarle molto caro! La pagherà, può giurarci! Vecchio pazzo, vuole venire? Signor Summer! Dov'è? Si faccia vivo! Ehi! Venga qui! Lei è un pazzo, lo sa, vero? Risponda, lo sa! Sta zitto, Ricci! No, la prego, ma che fa? La incateni. Per prima cosa faremo l'appello. William Jeffries. Sì. Si dice presente. Presente. Randy Pruitt. Presente. Judith Harris. Presente. Richie Martino. Eccomi. Bene. Allora tutti sono presenti e smaniosi di apprendere. La nostra lezione può cominciare. Dietro la nostra qualità c'è anche il rispetto del lavoro. Asdomar, la qualità e il rispetto. Solo fino a domenica, Poltrone Sofà continua con i prezzi outlet. Poltrone Sofà, artigiani della qualità. Capita che i destini si incastrino e a volte anche gli amori impossibili.
uscirebbe con me? Sì. Domani sera? Sì. Certo che lei è una donna difficile. Return to Me. Domenica alle 21.30 sulla 7. Ad Alessandro e Galli presenta Toto 35th Anniversary Tour, la celebre super band statunitense, a giugno in Italia per celebrare dal vivo 35 anni di successi. Il 20 giugno al City Sound di Milano, il 21 giugno a Rock in Roma, il 22 giugno al Geox di Padova. Toto 35th Anniversary Tour. Prevendite Ticket One. Info line 0584 46 477 o da alessandroegalli.com. Il maestro Crosscon, incapsulato nella sua arte, si proietterà in un'altra dimensione. Benito! Sufflé, sufflé! Qual è? Che potenza creativa! No, è sempre mala suerte. All Inclusive Minuto Vero. Le uniche con minuti veri, canone chiaro e internet illimitato. Anche Power e 2 giga. Maestro! E qual è? Nei negozi Wind. La tua pelle è unica, ma le creme idratanti sono tutte uguali? Garnier inventa idratante prodigiosa con linfa vegetale. Quattro texture sensazionali per ogni tipo di pelle. Crema leggera, sorbetto fresco, balsamo ricco, emulsione delicata. Subito più 40% di idratazione. Idratante prodigiosa, su misura per ogni tipo di pelle. Garnier. Io non ce la faccio più. Ricaricati con Activia Fresh. Freschissimi gusti frutta, latte e il bifidus per una sensazione di freschezza Activia Fresh. La storia della lira nella Repubblica Italiana. Una collezione in oro fondo specchio certificata dalla Zecca dello Stato. Telefonate all'894 5400 e riceverete in omaggio il volume La Lira, banconote e monete. Lui è Mario. Mario vuole vendere quello che non usa più. Nessun problema, Mario. Con Kijiji puoi farlo su internet. È facile e anche gratis. Kijiji. Compra e vendi nella tua città. www.kijiji.it. Dalla ricerca IDI farmaceutici, IDI Sole, con tecnologia Reflex. Milioni di microsfere riflettono i raggi solari per una abbronzatura protetta con meno filtri chimici. Quando scegli un solare, rifletti. Anche per i più piccoli, IDI Sole. IDI farmaceutici, i veri esperti della pelle. Leti un'acqua che ti scansa, il soffritto dalla pancia. Leti un'acqua para todos, buona per la digestione. Acqua Lete, vivi bene, vivi meglio. Olè! L'eiaculazione precoce è una condizione medica. Ne soffre un uomo su cinque. Le soluzioni esistono. Per maggiori informazioni, parlane con il tuo medico. Tu e la tua partner potrete raggiungere il benessere di coppia. Maestra, ma mi metti un cerotto? Ti metto Pick My Skin. Ne basta uno. Ti protegge e guarisci prima. E funziona anche sui grandi? Pick My Skin. In farmacia. Chiedi di più. Mini Glamour Collection. La collezione di borse e accessori stile vintage. In viaggio. Per lo shopping. In edicola la borsa mare. Hachette. Problemi di verruche? Da oggi c'è Verruchill. Verruchill, una soluzione semplice. In pochi secondi Verruchill congela la verruca, la stacca e la distrugge. Verruchill e via le verruche. Nuovo Sauber Deo Care, il deodorante ipoallergenico per una protezione a lunga durata. Garnier inventa idratante prodigiosa con linfa vegetale. Quattro texture sensazionali su misura per ogni tipo di pelle. Signor Harry, chi parla? Non voglio che lei sappia chi sono per il momento, ma quanto ho da dirle è molto importante. Che vuole? Sua figlia Judy è con me. Che cosa? Sua figlia sta bene. E non ho intenzione di farle del male se farà tutto quello che le chiedo.
Lei è pazzo. Che cosa sta dicendo? Cosa vuole da mia figlia Judy? Ha bisogno di imparare una lezione, signor Harris. La vita di sua figlia dipende solo da questo. Judy! Judy! A me non importa se sono scomparsi altri quattro ragazzi. A me interessa solo mia figlia e voglio quel bene. Allora ci aiuti a trovarlo, signor Harris. Dobbiamo sapere esattamente che cosa le ha detto. Sua figlia Judy è con me. Ha detto esattamente queste parole. Le ha chiesto soldi? No. Che età poteva avere? Io non lo so, 50, forse di più. Che cosa ricorda della sua voce? Mi ricordo che parlava con un tono molto tranquillo. Era calmo. Ha detto che non le avrebbe fatto niente se lei avesse fatto tutto quello che le chiedeva. Ha bisogno di imparare una lezione, ecco quello che ha detto. Se le fa del male, io l'ammazzo, capito? Aiuto! Qualcuno ci aiuti, vi prego! Volete star zitti, non capite che è inutile? State solo perdendo la voce. Nessuno può sentirci. Quel verme! Cosa vuole da noi? Penso che il vecchio Summer abbia intenzione di ucciderci. Vuoi farla finita? Piuttosto cerchiamo un modo per uscire di qui. Ah, sì, giusto. Mi sta venendo un'idea. Aspetta. Che ne dici di mordere le tue catene e poi rompere le nostre, eh? Cerchiamo di restare calmi, ragazzi. Secondo voi per quale ragione Summer ci ha portato qui? Beh, io penso che sia soprattutto colpa di Judy. Cosa? Tu avevi visto Summer, no? E così l'hai denunciato, vero? Ma certo, è quello che si meritava. Non aveva nessun diritto di colpire Billy. Ma è stato schiaffeggiato Billy e non tu. Lui è troppo stupido per dire qualcosa. E lei che cos'è allora? Sei una che apre bocca e gli dà fiato. Martino! Sì? Finiscila. Se litighiamo fra di noi non riusciremo a risolvere niente. Buongiorno, studenti. Insomma, cosa intende fare di noi? Per quale motivo ci ha portati qui? Sarà lieta di sapere, signorina Harris, che la sua presenza non ha assolutamente niente a che fare con le mie dimissioni dalla scuola superiore Manual. Una volta eravate tutti miei alunni, vivaci, intelligenti, giovani, ma oggi purtroppo per un motivo o per l'altro siete venuti meno a una vostra buona predisposizione. Intendo cambiare questo stato di cose prima che diventi troppo profondamente radicato in voi. E come? Ho intenzione di insegnarvi... Cosa? Che vuole insegnarci in questo schifo di posto? Il modo in cui imparare, signor Pruitt, il modo in cui imparare. E questo schifo di posto, come lei poco fa l'ha chiamato, era e può tornare ad esserlo oggi un'ottima scuola privata. Lei è proprio pazzo. Questa non è una scuola. Non lo è più. Almeno non per noi. Lo sarà. Potrebbe essere la vostra ultima scuola. O ci lascia subito andare via o la faremo sbattere in galera. E per il resto della sua vita. Adesso basta. Vi avviso che non posso tollerare i vostri modi. Il mio collega Walter Randolph ha perso la vita cercando di insegnare. Bene, la mia non sarà davvero una perdita di tempo e non lo sarà soprattutto per voi. Starete qui e imparerete tutto quanto vi insegnerò fino al momento in cui deciderò di smetterla. E non ammetterò interferenze, né da voi, né dai vostri genitori o da chi per loro. Né dal Ministero della Pubblica Istruzione, né dal sovrintendente. Ascolterete soltanto me e obbedirete rispettosamente. Vi avverto. Cercate di comportarvi bene. O ne pagherete le conseguenze. Soltanto due ragazzi avevano come insegnante Randolph, Harris e Pruitt. E non erano nella stessa classe. Ho capito, non ci sono relazioni. Nessuna novità? Abbiamo controllato le attività studentesche, i club scolastici, le abitazioni dei consiglieri. Il risultato? Zero, niente. Ci sono delle documentazioni separate per i provvedimenti disciplinari? No. Tutte le punizioni e i rapporti disciplinari sono nelle schede personali degli studenti. E le cartelle degli insegnanti? Ho quella di Randolph qui. Non è citato nessuno di quei quattro ragazzi. Insomma, non abbiamo trovato niente. Nessuna zuffa, nessun incidente. Non lo so. Forse non c'è relazione. Aspettate, c'è qualcosa. Un incidente che riguarda Billy Jeffries è successo l'anno scorso, ma non ha niente a che fare con Walter Randolph. Che specie di incidente?
Un insegnante fu licenziato dal ministero per aver percosso Jeffries. Vi ripeto che è una cosa che è successa circa un anno fa. Com'è il suo nome? Summer. Sì, Leopold Summer. Un bravissimo insegnante, ma abbastanza all'antica. È stato qui per anni, ma io non lo conoscevo molto bene. Ero stato trasferito qui un mese prima. C'è la sua cartella? Sì, certo. È in quest'archivio. Senta, Martino e Pruitt erano coinvolti? No, non credo. Ma Judy Harris lo era. Fu lei a testimoniare il fatto al ministero. Erano tutti e quattro nella stessa classe. Sì, e guarda che c'è scritto qui, sta a sentire. Il ministero trovò che Summer era un austero educatore che crede nel diritto dell'insegnante di punire fisicamente i suoi studenti. La classe a sua volta era divisa in due sezioni. Harris e Jeffries erano nella prima, insieme a Martino. E Pruitt era nella seconda, forse ci siamo. Ma che cosa c'entra Leopold Summer con l'omicidio di Walter Randolph? Questo sarà proprio Summer a dircelo. Abita al 111 di South Boyle Street. Perfetto. Grazie. Arrivederci. I libri che vi sono stati dati contengono prevalentemente biografie storiche. Uomini e donne con un ruolo eminente nell'antichità. Dovete studiare le parti indicate ed essere preparati per un esame orale basato sugli argomenti suddetti. Potete prendere appunti, ma non vi sarà assolutamente permesso consultarli durante l'esame. Se non riuscirete a superare la prova d'esame con successo, sarete puniti. Avete mangiato, riposato e avete curato la vostra igiene personale. Spero che niente altro possa interferire con la vostra più assoluta concentrazione durante la mia assenza. Se a qualcuno di voi dovesse venire in mente di scappare, voglio avvertirvi, non vi converrebbe proprio. Maledizione, assurdo! Non voglio leggere questa roba! Cosa stai cercando di fare? Qualcosa di intelligente. Qualcosa a cui voi non avete pensato. Un SOS. Ehi, aspetta, aspetta, fallo lanciare a me, dammelo, sono più forte. Prova a ragionare, se tu sbagli e lui lo trova, siamo definitivamente fregati. Dammelo. Ok. Bravo, Martino, veramente molto bravo. C'è solo una cosa alla quale non hai pensato. Quest'area è confiscata, nessuno passa di qui eccetto Summer, capito? Non voglio leggere questi stupidi libri. Neanch'io. Fate come vi pare. Ma se è come immagino, a quest'ora Summer avrà già ottenuto un regolare permesso dal Ministero della Pubblica Istruzione. È un tipo con il quale preferisco non avere a che fare. Cerca un uomo sui 50 anni di nome Leopold Summer. Il suo indirizzo conosciuto è 111 South Boyle Street. Attenzione, potrebbe essere implicato nel rapimento dei quattro ragazzi che stiamo cercando. Chiunque abbia notizie di lui si metta immediatamente in contatto con la centrale. Ripeto il nome, Leopold Summer. Chiunque abbia notizie le comunichi. A tutte le unità. Ci deve essere una chiave in quel cassetto. No, non è più necessario. Sta tornando Summer. Pare che se ne voglia riandare. Ah!
vedo più, Mike. Macchina 81 centrale. Richieste tutte le unità nelle vicinanze di Polk e Howard. Cerchiamo una Mercury bianca, due porte, modello 61. Attenzione, l'autista può essere pericoloso. È difficile credere una cosa simile. Sono stati con me per 18 anni e non ho mai avuto ragione di lamentarmi. Sono stati? Sì, la signora Summer è morta qualche anno fa. Durante il periodo della sua malattia, Leopold la trattava come una sposina. Mike, qui c'è tutta roba vecchia di almeno 10 anni, perfino le lettere. E da quando si ammalò la signora Summer? Ci sono state solo due cose nella vita di Leopold. Sua moglie e la scuola. Al massimo 3, gli scacchi. Quindi la moglie di Summer morì quando lui venne licenziato dalla scuola. È come se il tempo si fosse completamente fermato a 10 anni fa per lui. Ricordi di quando seguivamo i corsi di valutazione psicologica? Beh, Summer perse progressivamente la cognizione della realtà, ossessionato dal suo passato. Ah, lui conosce ogni cosa dei tempi antichi. Potrebbe citarvi tutti i condottieri e i filosofi del passato. È un esperto di storia. Guardi questa rubrica. Lei conosce qualcuno di questi nomi? Sì, questo qui. Questo Johnson. Credo sia un cugino di Leopold. Sì, abita in Twin Peaks. Queste sono le foto di quando era a scuola. Frequentava la zona della Mission District. Se ama il suo passato, forse è tornato là. Fatti mandare una macchina e vai a ispezionare quella zona. Io andrò a Twin Peaks a conoscere il cugino. Sono certo che Leopold non farebbe mai del male a quei ragazzi. Lei giocava a scacchi con Summer. Che genere d'avversario Molto è? Brillante. Usa delle tattiche crudeli. A volte dava l'impressione di amare la... La crudeltà. Buon pomeriggio, studenti. Vi ho portato qualcosa da mangiare. Era ora, sto morendo di fame. Ma prima voglio controllare se avete studiato. Mio Dio, lei ha voglia di scherzare. No, parlo molto seriamente, signorina Harris. La prima biografia che vi è stata assegnata riguardava Aurore Dupin, il cui pseudonimo era George Sand. Allora, mi citi qualcuna delle sue più celebri novelle e mi illustri quali pensa che fossero le ragioni del suo anticonformismo. Io neanche sapevo che fosse... Stupidi. Questo vuol dire che non ha studiato. Esattamente. Signor Jeffries, lei si è preparato? Abbastanza. Per quanto tempo frequentò la scuola il presidente Abramo Lincoln? Non molto. Mi pare in tutto solamente una 20 di mesi. E il suo successore, Andrew Johnson? Lui non è andato a scuola affatto. In che maniera la pensava Johnson sui diritti dei negri e come si contrapponeva al suo nemico in congresso, Thaddeus Stevens? Non lo so. Signor Pruitt, Elisabetta prima d'Inghilterra, di chi era figlia? Di Enrico VIII e di Anna Bolena. Che cosa accadde loro? Non lo so. Signor Martino, mi parli di Miguel Cervantes. Quali analogie ci sono fra la sua vita e quella dell'eroe da lui creato, Don Chisciotte? Mi lasci in pace, non lo so! Non lo so e neanche lo voglio sapere, va bene? Insomma, mi pare chiaro che non avete studiato. Non avete fatto quanto vi ho chiesto. Quello che ci ha chiesto sono tutte cose inutili. A che servono? Ricci, è evidente. Servono a diventare come lui. Silenzio! Parlate solo quando vi chiedo di parlare. Chi siete voi per giudicarmi? Signor Pruitt, lei ha sempre pensato che lo studio fosse soltanto una perdita di tempo. La madre di Elisabetta I fu decapitata da suo padre, che in seguito la dichiarò figlia illegittima per evitare qualsiasi conseguenza. Ma Elisabetta divenne lo stesso una delle più importanti figure d'Inghilterra. Potrebbe trarre vantaggio da questo genere di esempio. Se solo cercasse di applicarsi. E lei, Martino, farebbe meglio a studiare Cervantes, un uomo che visse per molti anni in prigione e che morì povero. Jeffries, Harris,
Voi non siete riusciti a capire il senso. Siete qui per rendervi conto di quanto vi sarà utile imparare. Ecco, signor Summer, noi ora abbiamo capito. Ci dia un'altra possibilità. Non vi accontenterò. Voglio risultati, non discussioni. Per punizione resterete senza cibo. È una cosa disumana. E senza acqua per il resto della giornata. Inoltre, vi assegnerò un altro compito due volte più difficile del primo. Sarò irremovibile e seguirò sempre questa procedura. Imparerete quello che io vi insegnerò anche a costo di usare il bastone, se serve. Scusi, signora, sa dove si trova il 1175? L'hanno buttata giù esattamente un anno fa. Io abito qui e se vogliono distruggerla dovranno abbattere anche me, perché io non me ne vado. Ha mai sentito parlare di un certo Leopold Summer? No, sono sempre stata per conto mio, non so niente di nessuno. Non se lo ricorda, era un insegnante. Aspetti un momento. Ma sì, abitava proprio in questa strada. Oh, ma molto tempo fa. Sì, certo, Summer, me lo ricordo perfettamente. Era buffo, stava sempre con i libri in mano. Li leggeva persino qui, in piedi, sul marciapiede. Ultimamente l'ha visto? Ah, sì, è possibile, perché me lo ricordo bene. Ho visto Summer aggirarsi molto spesso da queste parti da un po' di tempo. Io porto Bambi a passeggio laggiù tutti i giorni. E che cosa c'è laggiù? Niente ormai, ci sono solo vecchi edifici confiscati. C'è la Thomas Paine, la vecchia scuola. Sa, è sempre stata la migliore di tutto il quartiere. Sì, è proprio la scuola elementare di Leopold Summer. Beh, grazie, signora. Ah, grazie di niente, davvero. Si figuri. Resti lì dov'è, non si muova, arrivo subito. D'accordo, signor Harris, sul biglietto c'è scritto grossa ricompensa. Va bene, avrà la sua ricompensa, non si muova. Signor Jeffries, ha qualche domanda da fare? No, signore, devo solo andare al gabinetto. Va bene. Vorrei ricordarle che sarà esaminato esattamente tra 25 minuti. Perciò non perda tempo, signor Jeffries. Mi chiami quando ha fatto. Inutile, non ce la farò mai a spezzarla. Perché non cerchi di sollevare il banco? E poi che faccio? Scappo con tutto il banco? Ma no, stupido. Arrivi a quel cassetto, prendi la pistola e quando quel verme ritorna gli spari. Ah, brava, davvero una grande idea. Hai FIFA? Ma quale FIFA? Andiamo, ma come può sembrarti una buona idea quella di ammazzare una persona? È lui che sta facendo. Siete due fifoni. Senti cosa voglio fare. Dimmi. Stacchiamo il banco, tu esci di qui e vai immediatamente a chiamare la polizia. Ok. Aiutami. Andate al diavolo. Aiutaci o fracasseremo anche te. Thank you.
Presto! Ricci! Che è successo? Ricci! Ricci! Ehi! Ci aiuti! Siamo qui! Scegliamo solo tonni adulti, perché anche il mare abbia un futuro. Asdomar, la qualità e il rispetto. Solo fino a domenica, poltrone sofà continua con i prezzi outlet. Poltrone sofà, artigiani della qualità. Ho proprio l'impressione che la politica europea è radicalmente cambiata. Quando si parla di politiche di immigrazione bisogna andare oltre le frontiere. Sono due emergenze, una civile, ripeto, e una economico-sociale. Il voto politico ha sconquassato questo paese. Siamo noi che non ci distinguiamo da loro, cioè il mio timore è l'ambiguità. Forse invece varrebbe la pena, ripeto, non scommettere altrove sul caso, ma su se stessi. L'ospite di Gad Lerner questa settimana è Gustavo Zagrebeschi. Zeta, questa sera alle 22:20 sulla 7. Dall'esperienza Sauber i nuovi deodoranti Deocare, ipoallergenici per il rispetto e la cura della tua pelle e una protezione a lunga durata. È una piccola rivoluzione, una crema antietà leggermente colorata che perfeziona la pelle all'istante. Da L'Oreal, la prima BB crema antietà Revitalift. 10 azioni antietà e in più pigmenti colorati BB. Un colorito perfetto subito, una pelle più giovane domani. Revitalift BB Cream dell'Oreal. Tutto in uno e funziona. I mal di testa sono tanti, brutti e cattivi. Nurofen, con la sua azione mirata, li combatte. Per un rapido sollievo, Nurofen. Sollievo mirato al centro del dolore. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Mini Glamour Collection, la collezione di borse e accessori stile vintage, in viaggio, per lo shopping, in edicola la borsa mare. Hachette. Francesco, apriamo presto oggi. Aspetto tanti clienti, facciamo il sottocosto. Da Conad, tantissimi prodotti di grandi marche sottocosto. Sotto questo cielo. Ciao, sono Matteo e ho inventato il lieto fine. Tu inventi la tua vita. Genertel inventa le soluzioni che la proteggono. Come Pensi Online, il primo piano pensione online, anche da 50 euro al mese. E tu cosa inventi? Raccontalo sulla nostra pagina Facebook e vinci. Diventa protagonista del prossimo spot e inventa i tuoi premi. Genertel, l'assicurazione online facile, conveniente, affidabile. Messaggio promozionale per forme pensionistiche complementari. Regolamento, nota informativa e condizioni di contratto su genertellife.it. Passo avanti, ottenere 100 mi piace. Il mio è stampare in wireless. Fai anche tu un passo avanti con Canon. Ricevi un rimborso sui prodotti selezionati. Settimanale giallo, uccisa a 15 anni dal fidanzato. Non mi voleva più, l'ho accoltellata e bruciata viva. Roberta Ragusa, un altro testimone inchioda il marito. I compagni di scuola l'hanno spinta al suicidio, tormentandola su internet. Giallo, solo 50 centesimi. Cairo Editore. David Crosby, Steven Stills, Graham Nash. Crosby, Stills & Nash in concerto. Le inconfondibili armonie vocali di questi tre talenti unici. Il 17 luglio in Piazza Loggia a Brescia, il 19 all'Auditorium di Roma, il 20 a Piazzola a Padova. Crosby, Stills & Nash in concerto. Prevendite circuito Ticket One. Infoline 0584 46 477 o da alessandroegalli.com. Io non ce la faccio più. Ricaricati con Activia Fresh. Freschissimi gusti frutta, latte e il bifidus per una sensazione di freschezza rigenerante. Brrrr! Bifidus! Activia Fresh! Nuovo Sauber Deodrai, l'innovativo deodorante per una freschezza a lunga durata.
Garnier inventa Idratante Prodigiosa con linfa vegetale. Quattro texture sensazionali su misura per ogni tipo di pelle. Dov'è mia figlia? Oh, un momento, io non c'entro niente. Tutto quello che ho è questo. Dove l'ha trovato? Eh? Era laggiù dietro la vecchia scuola, all'accademia. Ehi, mi deve dare la ricompensa! Centrale chiama 8-1, centrale chiama 8-1. Qui 8-1, parla. L'ispettore Keller ci ha chiamati poco fa. Si trova alla vecchia scuola, la Thomas Paine. Le chiede di recarsi lì immediatamente. Ha lasciato detto altro? No, niente. Vado subito, avvertilo se puoi. D'accordo. Mi rincresce di doverla trattenere qui, agente, ma così almeno non potrà più creare disturbo. Avete ancora... Questa la terrò io per ora. Lei è Leopold Summer, vero? Si rende conto che tutto quello che sta facendo non ha senso? Questo lo vedremo, giovanotto, lo vedremo. Comunque le consiglio di restare calmo. Prima ho dato la mia posizione via radio alla centrale. Tra poco la polizia... Silenzio! Sarà qui. Se parla ancora una volta la imbavaglierò, mi sono spiegato? Non permetterò assolutamente che ci siano altre interruzioni. Bene, ragazzi, il tempo è terminato, quindi chiudete i vostri libri. E allora, Martino... Chi o che cosa ha indotto San Francesco d'Assisi a lasciare le cose terrene e a prendere i voti? Ecco... Risponda. Ecco, non ne ho idea. Giovanni di Bernardone, santificato dalla Chiesa cristiana, ecco chi è stato. Francesco d'Assisi era un soldato, signor Martino, un soldato. Un uomo che usava le armi come lei. Ma San Francesco ebbe il buon senso di eliminare l'uso delle armi e adoperare la sua mente per istituire un ordine e insegnare, ha capito? San Francesco insegnava la non violenza, lei invece cosa insegna? Io non ho mai sostenuto di essere un francescano, ma San Francesco ha tratto insegnamento dalla violenza. Per Martino potrebbe avvenire la stessa cosa, per questo lui è qui. Signorina Harris, quali erano le differenze esistenti tra Maria Antonietta e Maria Teresa? Io non ne sono sicura. Sì, che lo è. Rifletta. Maria Teresa fu una regina buona, troppo buona. Lei si interessava molto ai problemi del popolo. Non immaginavo che tu sapessi leggere. Vuoi stare zitto un momento? E Maria Antonietta? Lei, al contrario, si disinteressava. Non le importava cosa accadeva nel suo paese. Ma quando venne prima torturata e poi decapitata, allora dimostrò di avere, non so, stile, si può dire. Ma perché non... ...opportunità nella vita. È riuscita a conoscere le vere dimensioni del suo carattere solo quando è stata vicina alla morte. Il vecchio Summer è riuscito a metterti sull'attenti, eh? Signor Jeffries, parliamo di Alessandro Dumas, padre e figlio, père e fils. In che cosa il loro pensiero si differenzia? Beh, il più vecchio era conservatore e si vedeva. Ma il giovane, Alessandro figlio, beh, lui non voleva accettare delle idee che riteneva ormai del tutto superate. Così portava avanti le sue e cercava... Lui persisteva, non è così, Billy? Sì, lui persisteva. Buon lavoro, signor Jeffries, buon lavoro. Neanche i suoi tentennamenti rappresentano una sorpresa per me. Meglio parlare quando si è sicuri di aver appreso. Non case finemente arredate o muri ben costruiti, né canali e cantieri laboriosi formano una città, ma uomini capaci di cogliere tutte le loro opportunità. Mani in alto! Papà! Rimanga fermo, dov'è? Papà! Devo chiederle di lasciare l'aula finché non suona la campana. Harris, prenda le chiavi! Ma
papà! Judy! Judy, stai bene? Ti ha fatto del male? Dimmelo. Sì, papà, è così. Lui... lui mi ha messo le mani addosso, capisci? E anche tutti loro l'hanno ma fatto. Ma che dici? È falso. Adesso ti ammazzo. Non ho fatto niente! Non ho fatto del male a nessuno! Harris! Si fermi, Harris! Lo lasci, signor Harris! Harris! Sta scappando! Le chiavi sono sul tavolo! Presto! Vieni! Steve, porta fuori i ragazzi. Io vado a cercare Summer. Summer! Leopold Summer, tu diventerai un insegnante, un vero insegnante. Oggi consegniamo un premio speciale. Abbiamo intenzione di premiare colui che fra noi è forse il migliore educatore, Leopold Summer. Summer! Il membro più anziano della comunità scolastica, ma sicuramente il più valido. Un grande esperto storico, un grande insegnante, ma soprattutto un uomo che non ha perduto la sua opportunità. Leopold Summer. Oggi premiamo colui il quale ha meritato la stima e la riconoscenza di tutti. Leopold Summer. Rayleigh ha dunque ammesso che era sua la pistola. Ha detto che è esploso un colpo quando Randolph ha cercato di strappargliela. E Martino lo ha confermato. Quindi è stato un incidente. Avrà comunque un'udienza al tribunale dei minori. Ehi, Billy! Ehi! Che ci fai qui? Sto riempiendo un modulo. Certo, è stata molto dura. No, è stato facile. Ora sarà dura per te. Billy riprende gli studi e l'aspetta l'ultimo trimestre. Bravo, Billy. Ehi, è stupendo. Staremo a vedere. Mi sono detto che siccome il vecchio Summer mi riteneva meritevole, beh, allora posso provare. Sono sicuro che andrà bene. Ci vediamo. È un bravo ragazzo. È venuto fuori qualcosa di buono da questa storia, non vi sembra? Che ne è degli altri? Judy Harris ha abbandonato gli studi, ma Pruitt è tornato. E anche Martino potrebbe tornare, chissà. Del resto non si può avere tutto. Facciamo il pattugliamento del mezzogiorno? No, grazie. Vuol farlo lei con me? Tutti pensano a come si comportano i professori con i ragazzi. Ma forse bisogna pensare anche agli insegnanti. Sono tutti come Summer, bisogna pensarci a come. Già. Sai, ho notato che Summer in classe si faceva veramente ascoltare. Forse i metodi erano un po' duri. Questo programma è stato presentato da